rimanete, siamo felici di proporvi un bis, però prima vorrei anch'io ringraziare i bandisti per questi 10 anni e prima ancora vorrei ricordare che oggi il nostro presidente compie gli anni, quindi facciamo tanti auguri per il compleanno. La prima prova che ho fatto con questa banda, il nostro primo brano, se lo ricordano tutti, è stato il valzer numero 2. E da allora il tempo è veramente volato. Quello che mi ha colpito però da subito di questa banda è che, pur non avendo un organico, nessun musicista diplomato, tra questi musicisti c'è proprio una grande passione e la voglia di migliorarsi sempre. Tant'è che se la banda in questi anni è migliorata, non voglio giudicare io il lavoro del maestro, io devo invece ringraziare il lavoro che hanno fatto loro, devo dire che si sono impegnati e uno dei tanti risultati che abbiamo raggiunto insieme è stato l'ottimo risultato al Flicorno d'Oro, dove la banda è migliorata in posizione nella classifica, diciamo, dei concorsi bandistici. Prima la banda era una banda di terza categoria, adesso possiamo dire con orgoglio che siamo una banda di seconda categoria e abbiamo portato anche un brano di prima categoria a nostra scelta, quindi la banda riesce ad affrontare tutte le occasioni che si presentano davanti, anche difficili, la banda le supera, le prende come delle sfide che poi alla fine i risultati dimostrano che sono in grado di vincere. La banda non è così come la vedete oggi, nel corso di questi anni è cambiata moltissimo, ci sono ragazzi nuovi che vedete qui stasera per la prima volta, ci sono tanti musicisti che in questi anni ci hanno lasciato, però io li vorrei ricordare lo stesso perché sono comunque nel nostro cuore, a parte quelli che hanno smesso per motivi di lavoro e magari stanno prendendo una pausa di riflessione. Noi oggi vogliamo anche ricordare la nostra Silvana Boccanera Lucchi, che era al sassofono contralto, facciamo un applauso. Abbiamo un altro bandista che ci ha lasciato purtroppo al sax tenore, Renato De Bortoli, anche lui deve fare una cosa. Poi non suonava in banda, ma si è sempre impegnato molto per organizzare le cose, così che tutto procedesse al meglio. Alla parte del direttivo ricordo oggi anche Giorgio Lucchi, marito di Silvana. La nostra mascotte, tutti lo ricorderete con affetto, io soprattutto anche perché era interista come me, il nostro grande Enrico Fasano. La banda, i suoi componenti cambiano, ma la banda continua ad andare avanti bene nel tempo. Io sono contento per questi 10 anni che sono volati, vi ringrazio per il loro lavoro, per la vostra, ringrazio per la vostra pazienza, la vostra passione e adesso dovrò darmi da fare, pensare a qualcosa di nuovo, di innovativo, perché il prossimo anno la banda compie 170 anni, quindi tenetevi pronti perché sì, godetevi le vacanze finché durano, ok? E poi a gennaio sono qui. Grazie a tutti. Allora, vi proponiamo un quiz, siamo felici di fare questo quiz insieme a chi ci segue ormai da tempo, sa che mi piace concludere i nostri concerti con una marcia semplice che ho scritto io e l'ho scritta proprio per coinvolgere anche voi in modo particolare, quindi non solo battendo le mani, ma mi piacerebbe farvi anche cantare. Come me la cavate? Penso benissimo. Adesso facciamo sentire un frammento di una melodia. All'inizio ero indeciso se scriverla in tedesco o francese perché volevo fare qualcosa di internazionale. Poi ho scelto il giapponese, il testo è la 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 la, è sempre così. Vediamo se proporla poi anche in olandese il prossimo anno. Allora, sentiamo la parte del trio che ci fa sentire la tromba. La 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 la. Ho dovuto mandare anche i bandisti adesso, no? La 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 la.
La 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 la. La strofa è più semplice, proviamo tutti insieme. Un, due, un. La la. Grazie, tenetevi pronti a cantare con noi. Notte di gioia.